per la verità dispiace e soprattutto nei confronti del comune è anche ingeneroso, anche se umanamente comprensibile, e mi fermo qui perché poi la vicinanza che noi abbiamo dato per quello che può fare il comune è stata forte. Solo io sono stato 3 volte in quell'esercizio commerciale, tantissime persone del comune e anche amici sono andate a tagliarsi i capelli per sostenerlo, Alessandra Clemente l'ha seguito più volte, diversi collaboratori. Anche con Ciro Corona, con Resistenza Anticamorra abbiamo lavorato insieme, gli abbiamo addirittura dato delle soluzioni, come dire, soluzioni, delle cose che il comune concretamente avrebbe voluto fare. La storia è un po' diversa da quella che appare, però mi fermo qua perché io comunque apprezzo chi denuncia gli estorsori, quindi avrà sempre la mia vicinanza anche quando esprime critiche che sono immotivate nei nostri confronti e ingiuste, almeno per quanto riguarda il comune.